Ciao ragazzi, sono Ryzen, questo è MixTube ed oggi vi spiego perché ho deciso di aprire il mio canale. Qualche anticipazione ve l'ho già data nei video precedenti, tuttavia andiamo ad approfondire qualcosina. Allora, MixTube nasce per redenzione personale, cioè per darmi una sorta di rivincita su me stesso per il fatto di aver aspettato per tanto tempo il parere di persone che non arrivava mai, per aver aspettato per tanto tempo il consenso di persone che non arrivava mai e per aver aspettato per tanto tempo la conferma su delle qualità che sono le mie da persone che, indovinate un po', non sono arrivate mai. Quindi alla fine ho avviato il canale praticamente da solo. Le persone però si sono accodate a me praticamente subito dopo l'apertura. Quando ho ricevuto la prima email, che vuol dire praticamente un contatto più intimo con gli iscritti, ho capito determinate cose, ho capito comunque la condizione in cui vivevo, ho capito comunque che è stata la scelta giusta aprire il canale YouTube. Quindi perché? Perché sostanzialmente c'è chi ha la grandissima fortuna di essere motivato ed incentivato da tutti, a me no, nessuno. Zero. Dopo aver avviato il canale YouTube, 10, 100, 270, però prima nessuno. E quindi fa riflettere. Molto spesso si ha la visione di una persona che apre il canale YouTube e che dietro ci sia qualcuno che gli dica dai, dai, dai. E questo non è propriamente il mio caso. Anzi, soprattutto dopo il primo video, c'erano persone che mi dicevano perché lo fai, che cosa fai, sprechi il tempo, dovresti andare a lavorare, e ancora lo dovevo aprire il canale YouTube. Quindi capirete che quando vi sentite queste cose nella vita reale, quando mi arriveranno questi commenti sotto nei miei video, mi farò una grassissima, grossissima risata. Quindi perché? Il primo punto è quello della redenzione, che vi ho appena spiegato. Il secondo punto è trovare qualcuno che condividesse, non dico totalmente, ma almeno in parte, i miei interessi. Direttamente collegato al primo, ma un po' diverso. Mettiamola così. Io odio le persone che parlano soltanto di una cosa. Le cosiddette persone monotematiche, quelle che escono, che parlano di una cosa, continuano la serata che continuano a parlare di una cosa, finiscono la giornata che parlano di una cosa e ti ci senti per messaggi per parlare di una cosa. Io ho tanti interessi e vari. Anche se conosco persone che coltivano un interesse tra i 10.000 che interessano a me, probabilmente specializzato. È comunque una persona che è specializzata in un determinato argomento. Pertanto non c'è moltissimo dialogo da fare, da farci su, cioè non trai quasi nessun insegnamento. Quindi niente, per quello. Secondo motivo, trovare persone con cui condividere e trovare persone da cui imparare. Inoltre, voi risultate essere una community atipica, in positivo, per il semplice fatto che se vi siete iscritti al canale non siete perfezionisti di un'unica arte, ma riuscite ad apprezzarne più di una, o perlomeno vedete un filo conduttore che lega tutto. Che è anche la causa principale per cui ho deciso sì di aprire un canale, ma di aprirlo multiargomento. Cioè, non voglio i professori, ma voglio persone con cui parlare, imparare qualcosa, e se non dovessi farla da lì a 5 minuti, nessuno che mi prende a parolacce o cose così.
Questo rientra sul secondo motivo. Il terzo motivo perché ho deciso di aprire un canale YouTube, non lo approfondirò e chiuderò il video subito dopo. Capirete che, non avendo nessuno con cui condividere le passioni, non avendo nessuno che spingesse le mie passioni, non avendo nessuno con cui sostanzialmente parlare, non che fossi una persona sola, Ne conosco tante di persone, a volte anche troppe. Cioè, a differenza di molti altri, io nella mia vita mi domando come cavolo si fa a rimanere davvero da soli. Però non sugli argomenti che voglio io, no come voglio io, no perché voglio io, insomma, una sorta di scendere a compromessi sulla propria felicità, cosa che ho smesso di fare quando ho avviato il canale. Sì, lo so, atipica. Quindi, dopo avervi raccontato la storia atipica di uno youtuber atipico, vi saluto e ci vediamo domani con un'altra puntata della cartellina dell'avvento. Se volete approfondire questo argomento del perché e per come ho aperto il canale, comunque nei video precedenti ne ho parlato, aggiungendo motivazioni e ampliando comunque spiegazioni di altre motivazioni. Andate a recuperare i video precedenti. Ciao!